Uffa, però mi sto annoiando. Ho un'idea. Ora chiamo la mia amica e le dico se vuole venire qui a fare un pigiama party con me. Chi è? Ciao Abigail, ti va di venire a casa mia e restare da me per un pigiama party? Volentieri, così spettegoliamo un po'. Ovviamente, ti aspetto. Guarda cosa ho trovato in dispensa. Che ne dici se mettiamo un po' di musica e ci sbronziamo, eh? No, vabbè, ma tu sei un genio, Robertina! Non vedo l'ora! Prendiamo le vergiche mala! Alla nostra amicizia, salute! Abigail, vuoi un altro bicchiere? No, Robertina, veramente, io non ce la faccio più! Io sono arrivata al limite, non ce la faccio proprio, no? Ok, come vuoi, allora lo finirò io. Roberta, ma che sta succedendo qui? Che cosa hai nascosto? Salve signora! Ciao tesoro, vi avevo portato un po' di patatine. E niente, mamma, in realtà ho trovato questa in dispensa, la situazione ci è sfuggita di mano e ce la siamo scolata tutte e ci siamo ubriacate. Ubriache. Roberta, ma secondo te con tuo fratello in giro per casa che si scola l'impossibile, io mi metto a comprare alcolici? Ragazzi, quello non è altro che succo di mele messo in una bottiglia. L'avevo comprato per il tuo compleanno, ma come al solito non l'hai fatta nemmeno arrivare a quel giorno. Succo di mele. C'era anche scritto. Ah, beata ingenuità. Comunque, vi lascio le patatine qui, io tolgo il disturbo e mi raccomando, continuate ad ubriacarvi, ma con discrezione. Vabbè dai, è stato comunque bello farci condizionare dalla forma della bottiglia e sbronzarci col pensiero. Ma la prossima volta le bevande alcoliche le porto io, eh?